quello che siamo diventati, Motta, ed è la prima scelta musicale, come vi preannunciavo, della nostra ospite Flavia Luglioli, che è al telefono. Buongiorno Flavia. Buongiorno. Allora, intanto grazie per questa scelta. Io sono una grande fan di Motta, quindi sono contenta che tu abbia scelto questo brano, e suppongo che lo sia anche tu. Come mai l'hai scelto? No, l'ho scelto perché è stato quello, cioè il brano che mi ha fatto scattare la storia dei personaggi che sono all'interno del libro, perché nel libro c'è una storia che lega le altre, sì. E ci sono due personaggi che si chiamano Lorenzo e Zelda, sì. Però non riuscivo bene a inquadrarli, e un giorno mentre ero a fare l'ennesimo stage non pagavo, ok, comunque era norma, c'era questo brano in filo diffusione, e mi sono scappati subito i personaggi perché avevo l'idea almeno un po' di come erano, però non riuscivo a dargli un senso bene, quindi questa canzone me l'ha fatto dare. Ok. Per questo ho scelto. Ok, e in effetti appunto ci sono questi due personaggi, questa coppia che praticamente fanno da filo conduttore a tutte le storie. Stiamo parlando di Artiste, questo libro che hai curato per Barte Edizioni, nel quale hai raccolto 15 storie, ma anche 15 artiste, diciamo illustratrici, fumettiste, diciamo contemporanee, per raccontare a loro volta la storia di 15 donne dell'arte. E ovviamente la domanda che mi viene spontanea, che poi è quella insomma con la quale ho seguito tutte le storie nel libro, che un po' è anche quella che si fanno questi due protagonisti, no? Perché decidere, e in base a cosa soprattutto decidere quali sono le donne, le artiste da raccontare, anche se immagino che appunto, come si dice anche verso la fine, ci potrebbe essere un seguito, perché sono tantissime quelle che si potrebbero raccontare. Perché quando ho avuto l'idea di questo libro ne sono spuntate una sessantina, ecco, appunto, di artiste, quindi ho cercato di fare una scrematura, anche se ne avrei voluto mettere molte di più, perché ci sono tante artiste che sono veramente valide da raccontare. Quindi un po' mi è dispiaciuto mettere solamente 15, però sennò diventava un'enciclopedia. Quindi. Certo. E senti, come hai coinvolto le artiste attuali, no? Che hanno raccontato le loro storie? Intanto volevo chiederti se le sono scelte loro, gliele hai date tu, come è andata? No, gliele ho date io, cioè le ho scelte, le ho cercate io, perché o avevano un'affinità stilistica o non l'avevano affatto. Okay. Quindi erano proprio il contrario dell'artista, o erano proprio una cosa che comunque ci stava bene con la storia. Okay. Quindi le ho scelte in base a quello, e poi perché volevo tutti, almeno volevo cercare di mettere tutti gli stili del fumetto che ci sono, perché volevo far vedere che chi è una fumettista comunque ha tanti linguaggi diversi. E infatti questa è una cosa, insomma, sì, è vero, questa è una cosa che viene molto fuori dal libro, chiaramente si tratta di mani completamente diverse l'una dall'altra, e questo però dà un'estrema ricchezza anche, no, alle storie, cioè ogni volta è una sorpresa, no, girare pagina e dire vabbè, adesso che cosa succederà, perché già comunque le storie in sé delle artiste raccontate sono molto affascinanti, e sicuramente c'entra anche il modo di raccontarle, però è anche vero che tu devi aver fatto una scelta anche biografica, o magari è capitato proprio, come sempre succede alle donne, di avere delle vite talmente complicate che finiscono per diventare più affascinanti di quelle degli uomini, non saprei, insomma. Come hai scelto queste 15? Ho scelto queste 15 perché ho cercato di partire, almeno nelle storie, da un quadro, da una cosa che avevano fatto. Ok. Perché c'è questa tendenza agli artisti uomini, però c'è più questa tendenza verso le artiste donne, cioè che si tende a parlare della biografia svincolandola dalle opere, cioè come se la loro, come Artemidio Gentileschi. Sì. Artemidio Gentileschi si parla dello stupro, basta. Cioè, però non si parla delle opere che ha fatto. Quindi anche la storia comunque parla dello stupro, però parla di quello che è successo dopo.
Ok. perché anche il dopo non si sa mai di questo personaggio, e quindi anche lì sono partita da un quadro, cioè. Certo, anche perché è vero, molto spesso succede così per le donne, no? Per le donne che fanno qualsiasi tipo di mestiere, finisce che la loro vita diventa più importante di quello che hanno fatto. È una cosa purtroppo abbastanza nota. E invece, qual è l'artista che raccontandola o comunque magari andando anche a ristudiarla, ti ha sorpresa di più? Oddio, ce ne sarebbero troppe, però una mi ha sorpreso proprio Sofonisba Guissola, perché vabbè, la conoscevo anche prima perché l'avevo studiata, però il fatto che lei comunque è morta a 96 anni, ha superato tre stili diversi, tre epoche diverse, ha avuto una vita che allora è come se avesse avuto 130 anni, cioè era immortale praticamente. Sì. E quindi mi ha colpito questa cosa perché lei ha avuto una vita lunghissima, ha avuto due matrimoni, ha girato tutto il mondo, ha fatto qualsiasi cosa e ha insegnato tantissimo anche a tanti pittori e pittrici. Quindi tante cose che ha fatto lei si vedono nelle opere di altri, quindi mi piace questa cosa. E di lei però non si sa quasi niente, per esempio, Vero, però. vero, vero, assolutamente. E ho trovato anche molto affascinante la storia dell'anatomista, perché secondo me anche questa storia è una storia poco conosciuta e anche perché da un certo punto di vista ci fa capire come diciamo, l'arte possa uscire dai propri confini, come spesso succede, e prestarsi anche ad altre discipline. E me la puoi raccontare la sua storia, questa dell'anatomista? Allora, lei c'ha una mostra sua, proprio una fondazione sua a Bologna, e si chiama Anna Morandi Manzolini perché lei era sposata con Manzolini, che era un anatomista, e anche lui erano una coppia di professori, facevano tutto in simbiosi, compresi, cioè avevano sette figli. E avevano un teatro anatomico all'interno della casa perché lei non voleva andare via da Bologna, specialmente dopo che morì il marito, però divenne talmente famosa che addirittura l'imperatore d'Austria venne a casa sua perché voleva portarla in Austria a insegnare. Però lei gli disse che Bologna era la sua casa e lei voleva rimanere lì. Però fu una professoressa, fu un anatomista, tante opere sue di cere. Anche le famose Veneri sono riprodotte in tutto il mondo, cioè furono riprodotte in tutto il mondo imitandole sua. Però anche lei, cioè, si ricordano i suoi allievi, però di lei si sa poco, cioè, nonostante c'è un museo, Ok, certo. nonostante c'è una fondazione. Eh sì, poi si formano questi buchi di memoria, diciamo, inspiegabili in cui, diciamo, restano i frutti delle cose, ma poi non si va mai a riprendere chi è stata l'artefice, in questo caso. Nell'arte, insomma, succede molto spesso. E, senti, hai avuto modo di, diciamo, vedere un po' le reazioni delle persone che hanno letto questo libro? Se l'hai fatto magari, se l'hanno letto dei giovani, delle giovani o qualche scuola, non so, che tipo di reazioni hai avuto in generale dai lettori e dalle lettrici? Allora, no, sono rimasta stupita perché tanti credevano fosse un libro che raccontava le storie svicolate dalle altre, cioè senza una cosa che le tenesse insieme, oppure pensavano fosse un libro per ragazzini, cioè per bambini, oppure cioè, non capivano bene perché avevo usato il fumetto, non avevo usato l'illustrazione. Perché a tante persone ancora, infatti anche questo è un tema, c'è sempre la percezione che il fumetto sia ancora una cosa da bambini, nonostante comunque sono le prime cose che si vendono nelle librerie. Infatti. Però ancora questa percezione un po'. Infatti quando faccio le presentazioni, ora anche nei comuni, quelli piccoli specialmente, loro si stupiscono perché non lo voglio portare nelle elementari, cioè nelle elementari non ce lo posso portare Certo. perché sono troppo piccoli,
certe cose non le capirebbero. Certo, infatti. Quindi. Eh sì, beh, insomma, direi che ormai, non lo so, a me sembra molto sdoganato il discorso del fumetto che è per tutti quanti, per tutte le età, però evidentemente c'è ancora qualche sacca di resistenza su questo. Però è interessante invece il fatto che tu abbia usato il fumetto. Ora, a parte, vabbè, la tua, diciamo, probabilmente formazione, vicinanza, secondo te perché il fumetto è un mezzo, diciamo, efficace per raccontare questo tipo di storie? Perché il fumetto riesce a raccontare cose complesse con degli stili semplici e viceversa. Quindi se uno vuole raccontare una storia o raccontare più storie che siano fruibili a tante persone, cioè per me il mezzo cioè il fumetto è un buon mezzo perché riesce comunque a combinare anche, come si può dire, sembra quasi un film disegnato. Certo. Quindi ci sono le scene, ci sono i dialoghi, è come vedere un film su carta. Quindi secondo me per alcune cose, ma per tante cose anzi, cioè è più semplice da usare. Poi è una mia percezione perché Vabbè, poi certo ci sarà faccio anche insomma, questo. una vicinanza personale, però è vero che in questo volume in particolare, come dicevamo all'inizio, la varietà di stili, secondo me, permette di incontrare anche i gusti di tanti lettori e lettrici, perché ci sono sia magari fumetti più parlati, no? Più scritti, insomma, con più testo, sia alcuni che sono completamente privi di testo, quindi insomma c'è veramente una grande varietà e quindi ognuno può trovare la cosa, diciamo, che più si avvicina al proprio modo di intendere il fumetto e di amare il fumetto, questo sicuramente è molto vero. Hai avuto, diciamo, sicuramente hai seguito, no, le artiste che hanno fatto le storie, no, che hanno disegnato le storie. Che cosa hai notato in questi processi creativi? Ora sono tante, sono 15, però insomma si sono immedesimate, è stato facile, è stato difficile. Quali sono stati i loro feedback? Allora, per alcune è stato facile perché comunque sapevano già come usare il mezzo. Per altre, tipo Camilla Garofano, che lei è un'illustratrice pura, quindi fargli capire come fare un fumetto, cioè nel suo caso ho dovuto proprio scrivergli lo storyboard, che non l'ho mai, cioè non l'ho fatto. E a lei e Isabella Grott, perché entrambe sono illustratrici. Quindi ne ho dovuto proprio fare lo storyboard su come mettere le vignette, ci cioè ne ho dovuto proprio insegnare a come costruire un fumetto. Certo. Quindi cioè lì è stato un pochino più complesso. Per gli altri, comunque, anche perché le ho fornite di appunti, di libri, di qualsiasi cosa avevano bisogno, cioè per quelle che dovevano scrivere e volevano scrivere la storia. Gli ho dato qualsiasi cosa, cioè su quell'episodio lì che volevo che raccontassero. Quindi comunque l'ho aiutato molto per Certo. poter fare la cosa. E c'è qualcuna che si è particolarmente appassionata e magari, che ne so, è andata a cercare le cose per conto suo oppure ha proseguito lo studio del personaggio? Una che l'ha fatto, cioè si vede anche un po' dal lavoro, è stata Sacca che comunque ci ha avuto, l'ha studiata a fondo la storia perché comunque tanto cioè, il personaggio si conosce, però le ha voluto comunque raccontarla in un modo diverso. Quindi ha voluto approfondire un pochino di più che altro la psicologia del personaggio perché se ne parla poco, Sacca ha fatto Artemisia Artemisia Gentileschi. Gentileschi, sì. Poi le altre, sì, le altre alcune hanno approfondito le storie perché semplicemente non le conoscevano, quindi Certo. proprio non sapevano chi erano questi personaggi, quindi anche per curiosità loro hanno voluto conoscere gli altri quadri che hanno fatto. Certo, diciamo che effettivamente si tratta di artiste, appunto, tranne magari qualche caso un po' più noto come quello di Artemisia Gentileschi, si tratta di artiste veramente poco conosciute, o magari di cui conoscete, come diceva all'inizio anche Flavia, un'opera oppure la storia di una cosa specifica perché ha segnato, no? Magari un punto della storia dell'arte, però della persona o comunque dell'artista si sa poco, quindi è anche una buona occasione di scoperta. Io penso per esempio anche non solo agli adulti, mi riferivo prima ai ragazzi, magari che ne so,
già delle medie o del liceo, che studiano una storia dell'arte, se la studiano comunque anche per questioni di tempo, togliendo purtroppo un sacco di cose importanti, e secondo me integrare, no, il proprio studio conoscendo anche queste donne potrebbe essere un buon inizio. Sì, poi io queste, cioè le artiste io le ho conosciute alle superiori perché ho avuto un buon insegnante di storia dell'arte che comunque ne parlava, perché lui ne parlava come avrei voluto parlarne io. Mm-hmm. Cioè ne parlava mescolando le artiste con le artiste, perché comunque le artiste a volte erano insegnanti di pittori o di scultori e poi continuavano il loro mestiere e insegnavano altre artiste o altri artisti. Certo. Quindi cioè, lui mi ha insegnato a vederla così, la storia dell'arte. Poi dopo ho visto in alcune cose che l'arte veniva comunque divisa in generi, che per me è stupido, perché è una cosa che comunque, cioè, si collegano tutte le cose alle altre, perché pensare che siano tutte divise in una bolla, certo. Cioè abbastanza, no, poi per l'arte soprattutto non è neanche credibile, perché insomma chiunque abbia letto anche solo qualcosa sa che gli artisti si influenzavano l'un l'altro, e anche i campi diversi, tutto insomma, non c'era divisione, ecco. Poi probabilmente per una questione anche di comodità nello studio vengono separati, però sicuramente una visione più completa. Tu sei stata fortunata, evidentemente hai avuto un insegnante illuminato che è riuscito a darti questa visione anche un po' più ampia della storia dell'arte. Grazie mille Flavia, è stato un grande piacere parlare con te. Ricordiamo Artiste, curato da Flavia Luglioli, pubblicato da Barta Edizioni. E la tua seconda scelta musicale invece è Man's Size di PJ Harvey. Come mai l'hai scelta? Perché no, mi capitava di ascoltarla spesso per via del ritmo, poi dopo ho cominciato a pensare al testo, perché comunque, cioè, parla della percezione maschile e femminile, mm-hmm. cioè proprio del sessismo, dell'aspetto delle persone, infatti l'ultimo pezzettino che ci ho fatto caso dopo, cioè l'ultimo pezzo, l'ultima strofa della canzone, sì. Che dice di bruciare la ragazza dalla sua testa, cioè praticamente dal suo immaginario di signora, perché parla della percezione che si ha dei sesti, okay. che spesso è sbagliata. Ok, quindi, ok, mi sembrava perfetto. Ci ho fatto caso dopo, perché sinceramente la sentivo per via del ritmo, okay. perché mi aiutava anche a stare le cose, quindi vabbè, però... Beh no, PJ Harvey ha sempre qualcosa da dire di solito, quindi insomma ci sta. Grazie mille Flavia, allora, a presto. Prego. Ciao. A presto. Ciao.